quando sono venuto fuori mi ha dato il classico schiaffone per farmi piangere e farmi respirare. Io però non ho pianto, mi ero offeso subito, così. Parla di amore, di passione, di declino un pezzo della mia vita con grandi autori nel divertimento, per cui la gente si diverte molto, ride, diciamo è complice in un mondo che io racconto, che è un mondo un po' paradossale, tragicomico, in cui ritrasformo delle cose private, credo, in una drammaturgia che è condivisibile. Non è facile avere un padre così, oltretutto era, diciamo, un ottimizzatore che non buttava mai via il tempo, non l'ho mai visto camminare come uno fa il giro col bambino, lui camminava sempre facendo un saltino così, perché ne approfittava per fare il polpaccio, mi ha appoggiato così il cataplasma sul toracino, io non ho neanche urlato, ho fatto... Ma devo guardare, fa un po' caldo, un rumore di velcro mi ha svegliato. È un viaggio emotivo dentro il cuore mio e dentro il cuore anche degli spettatori, che ritrovano evidentemente nelle cose che racconto delle cose anche loro. C'è un pezzo dell'Enrico V, un pezzo delle Giulacche di Shakespeare, c'è un pezzo del Gattopardo, un pezzo di Schaeffer, di Mamet. Cioè, uso dei momenti drammaturgici che, intrecciati alla drammaturgia di questa biografia, diciamo, irriverente verso ovviamente me stesso. C'è Marco Zurzolo, che è uno dei jazzisti più interessanti italiani, con una band straordinaria, e molti pezzi di prosa possono intercattati da pezzi di Bill Evans, di Mozart, di Zurzolo stesso, gran parte, e di altre musiche ancora. Gliela porto immediatamente, si vive di mance in America. Enjoy, madame, enjoy, Strosset, si dice a Milano, enjoy. Noi manipolo i fratelli, perché chi verserà il suo sangue con noi oggi sarà mio fratello, e per quanto basta la sua condizione sarà da questo giorno elevata, e tutti i gentiluomini che dormono, che sono a letto oggi in patria, si sentiranno maledetti per non aver combattuto con noi. E meno mati che la loro virilità! I miei 60 anni, 40 anni, una parte importante, però spero di avere ancora tante occasioni. Incomincio a cagare, a vomitare, sembro l'esorcista doppiato da Aznavour, di grande qualità!